grande padiglione interamente dedicato ai giovani, a quei giovani che rappresentano il futuro dell'Europa. È lo spazio allestito in Piazza della Signoria, all'ombra della Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio. Una piazza che oggi diventa sempre più Piazza d'Europa, con gli eventi di Youth on the Move, una 3 giorni dedicata alla mobilità dei ragazzi tra i paesi dell'Unione, per creare opportunità di studio, lavoro e stimolare con la crescita sociale dei cittadini europei di oggi e di domani. L'iniziativa è stata inaugurata alla presenza della vicepresidente della Regione Toscana Stella Targetti, del presidente dell'Istituto Universitario Europeo di Fiesole Josep Borrell e dell'assessore alle politiche giovanili del Comune di Firenze Cristina Giachi, che ha ribadito l'importanza di creare sempre più possibilità di crescita culturale e professionale dei giovani. La politica di fondo nuova che si inaugura è quella che vede la mobilità dei giovani tra i diversi Stati europei come uno dei fattori centrali del loro sviluppo e della loro maturazione formativa per poter essere competitivi su un mercato sempre più appunto aspro e sempre più difficile come il mercato del lavoro. La presenza di Youth on the Move a Firenze è parte di una campagna di comunicazione e promozione europea che ha già coinvolto migliaia di giovani in dibattiti che si sono svolti di recente in Ungheria, Francia, Germania e Polonia. Giovani che anche oggi hanno voluto dire la loro sulle opportunità di studio e di lavoro che arrivano dai paesi dell'Europa. Vedendo i fondi e lo spazio che l'Unione Europea dedica ai giovani, c'è veramente da prenderla in considerazione, visto anche il periodo purtroppo di crisi che c'è. Il mondo d'oggi si basa soprattutto sull'intercultura, sullo scambio di opinioni, sull'intrecciarsi di tutte le società che fanno parte di tutto il mondo, e quindi penso che grazie a queste iniziative si riesca anche a raggiungere un'apertura non solo sociale ma anche mentale per gli studenti che verranno e che faranno il futuro. E se gli chiediamo quanto si sentano europei, i giovani non hanno dubbi. Loro sono curiosi di conoscere, di viaggiare, di confrontarsi con le altre culture. Dentro di sé sono pienamente europei. Mi sento molto europea perché appunto ho conosciuto gente della mia età di quei paesi e comunque la cultura, abbiamo tutti quanti la stessa voglia comunque di partecipare, di avere un futuro in questa nuova Europa. Adesso mi sento un po' più europea, sì. Prima quando stavo in Spagna, se non ti danno questa opportunità, ovviamente non ti senti proprio europea, no? Finché non riesci a uscire, andare a un altro paese a avere questa opportunità. Europea mi sento molto, sinceramente mi sento molto europea, sì.